Fall Guys, ma devo cantare una canzone se perdo e faccio schifo a cantare la canzone. Non solo io, forse anche Mario, il nuovo arrivato. Ciao Mario. Ciao, ciao, sono nuovo qui, spero di essere buon gradito così. Comunque, siamo partiti qua su Fall Guys. Eh sì, siamo partiti, ma guarda che sarà difficile perché... Oh mio Dio! Ok, perfetto, guardate che Fall Guys, io a volte, cioè proprio mi fa innervosire proprio, ma di tutto, cioè mi fa proprio urlare in giapponese, che io ci so parlare il giapponese. Infatti, spesso... Sì, assolutamente, io spesso ci parlo, però a volte ho mandato a quel paese una persona senza volerlo. Infatti mi ha tirato poi dopo una ciabatta dietro. Beh, c'è la prassi. Anche purtroppo. Giusto, mi sembra. Aiuto! Sì, capita a volte. Che cosa stai facendo? Non morire, tu! Sciocchino. Ehi, non riesco a qualificarvi. Meglio, perché almeno mi qualifico io. Aspetta, dai, salta. Oh, bene. Perfetto. Sto coso che non va. No, ti prego, no, perché? Oddio. Che palle Fall Guys, raga, cioè veramente. Perché è ritornato di moda? No, sto scherzando. Cioè, è molto bello Fall Guys. Io l'ho amato. Infatti il 2020, vabbè, se c'eravate, è impossibile che c'eravate a quel tempo, però comunque nel 2020 io lo portavo Fall Guys, ok? È molto bello, veramente bellissimo. Hanno aggiunto anche le nuove mappe, ancora più bello perché ci sono tutte le mappe strane, nuove. Eh sì, è vero, è tipo una nuova cosa bellissima. Infatti le sfide nuove sono molto belle. Infatti speriamo che continui ad aggiornarlo, così resta sempre up. No, fai grabba, aspetta, ok, perfetto. Ciao Mario. Ah, ok, ti vedo. Bene, grazie amico mio, bello, che simpatica, grazie. Perfetto, non devo cantare, mi spiace, però sicuramente arriverà il momento in cui io dovrò cantare perché sono di una scarsità assurda. Infatti, fidatevi, canterò benissimo tutto quanto e... cioè, proprio, avete presente Beyoncé? Ecco, sarò Beyoncé, oppure sarò Ariana Grande, oppure sarò Justin Bieber. Ah, giusto, è vero, in questo video c'era anche Brillaflea, un amico che però non parla. Perché, vedete, cioè, nel senso siamo in tre persone, però no. Vabbè, non parlo perché purtroppo non può ancora parlare, ma prima o poi parlerà. Ok, ricordatevi di questo nome, Brillaflea parlerà. Poi questa mappa l'ho già provata, è difficilissima. Sì, è difficile, perché ci sono pure i tori lì sotto, i rinoceronti che ti caricano. Attenzione ai tori e ai rinoceronti, perché sennò qua scaricano troppo forte e poi fa male. Cioè, dopo una certa, con una certa violenza inizia a far male tutto quanto, no? Si sa, è risaputo purtroppo. Capita. E inizia tutti i giochi, via! È una rana gigante. Che caspita stai dicendo? Questo potrebbe diventare un nuovo meme. È una rana gigante. Raga, scrivete nei commenti è una rana gigante, per favore, che è un nuovo meme del canale. Però qua ci sono i cosi che... Sono caduto dai rinoceronti io. No, attento, non cadere dai rinoceronti, sennò quelli là ti spingono come hai detto tu. E poi se ti spingono con troppa violenza inizia davvero, cioè, a far male. Però io sto entrando nei buchi, qua nei tunnel. E una volta entrato... Dai, la rana gigante mi ha buttato giù. Dai, ho vinto! Tua sorella c'è cima! C'è manito a città! Sei già lì! Oh, sono un figo con il ventaglio, raga, perché sto morendo di caldo. Oh mio Dio! Vai, Mario, chi sei tu? Sei... Ci sono quasi arrivato. Ok, tu sei Brillaflea, però, che è appena caduto di testa. Allora, vedo un campo che sembra tipo il campo di Wario, che caspita, accappa la coda. Allora, cosa bisogna fare in questo? Mario, tu sai che sei esperto di questo gioco, sai cosa deve fare? Sì, praticamente devi tenere questa coda qua d'oro che è addosso per tipo 30 secondi o anche di più. E come si fa ad acchiapparla però? Con shift oppure tasto sinistro del mouse. Schifo! Va, vieni subito qua. Ma che caspita, non l'ho presa. Dai, dammi una coda, stupido scos. No, stavo per dire una cosa brutta. Via, presa, via. No, vi ammazzo, bruttissimo. Madonna, quanto li odio. Non è possibile. Oh. Vai Mario, fai il tifo per me, sennò qua... Prova a usare i martelli per spingerti. Hai ragione, non ci avevo pensato a questa situazione particolare. Ho trovato un tizio con la coda, infatti adesso andrò a prenderlo. Però mi sa che me la prende di nuovo. Tu a sotto. Ma Dio. Guarda, non è possibile. È un guerriero dragone che l'ha presa. No, io sono un guerriero dragone, scusa, come ti permetti? Fai il tifo per me, Mario, sennò qua io... Vinci, dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Oh, bene, grazie, perché sennò qua io non ce la faccio senza il tuo tifo, Cioè, devi sapere Manca che io... ancora 30 secondi, ce la puoi fare. Va bene, grazie, ce la posso fare. Sì, ma non è possibile, non c'è nessuno con la coda. Dammi la coda! Devo fare un video, sennò devo cantare. Quello arancione. Ho capito, non c'è... Cattivi! Ma porca... Dai, ti prego, dammi la coda. No.
Dai, Dio, sbirillino. Che non so che caspita sia. Vabbè, sono fuori, adesso cantiamo. È morto pure Brit. Shine bright like a diamond. We're beautiful like a diamond in the sky. Vai, anche tu, Mike. Non conosco sta canzone io. Vabbè, cosa conosci? Prova a nominarne una. Vabbè, dai, quella di Fedez nuova, eh? Quella estate. Estate. Non mi ricordo. Vabbè, abbiamo cantato, giusto? Evita le finte porte, corri al traguardo. Comunque, le descrizioni di Fall Guy sono qualcosa di unico e inimmaginabile. Spero che... L'italiano, tutto strano. Sì, 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 no, ma infatti, guarda, anche le professoresse saranno molto contente. Comunque, adesso è estate, non dobbiamo andare... Ragazzi, io ho finito la scuola, vi dico solo questo. Ho fatto la maturità e registreremo per sempre. Andiamo, forza, amici! Mario, tu dove sei? Sei... Aspetta, sono caduto giù alla fine qua, cioè sono nella parte viola. Oh, se si qualificano prima di me, io aiuto. Giuro che impazzisco. Oh! Sono dietro di te. Mi stanno prendendo. Bravo, bravo. Okay, ok, perfetto. Qualificazione raggiunta. Per ultimo. Bene, bravissimo. Avete fatto bene. E tu, Brid La Flea, facci sapere in un qualche modo se ci sei. Aspetta, adesso ti vediamo se ci sono altre freccine oppure no. Che. Allora, vediamo se c'è. C'è, perfetto. È con noi. Vedete, ce ne sono due. Perfetto, Brid La Flea. Grazie mille. Nel caso, aiutaci con la forza del pensiero tuo, eh? Brid La Flea è un meme, ragazzi. Scrivete Brid La Flea muto, perché evidentemente ha qualche difficoltà di eloquio, cioè nel senso di parlare, no? Devi andare su quella dove c'è la scritta. Ok, comunque la frutta adesso dovremmo andare su una scritta, a quanto capito. Porco zozzo! Dove devo andare con la banana? Non lo so, dalla... Eccoli! Sali qui sopra! Sali! Ok! Ah! Raga, sto male! Non voglio! Appare una cosa. La banana, qua, assolutamente, sono una... Ma che caspita, no, non ho capito, amici, no, sono morto. No, sono vivo. Ma sei vivo perché... Ma infatti nemmeno io, che caspita era, forse bisogna fare il contrario, cioè tipo ti faceva vedere la banana, ma in realtà devi andare sull'altra praticamente, a quanto ho capito. No, io non ho capito niente. Non lo so, è strano, è nuovo, io non l'ho mai fatto sto gioco. Vediamo, non startiamo ancora perché voglio vedere. Occhio alla melma. Adesso canto, raga, aspettate un attimo. Allora, vediamo, occhio alla melma che sta. Perché se ci riprende, se ci riprende questa cosa, dopo dobbiamo vederlo. Allora, qua... Guarda lì, non c'è scritto niente. Allora, che cazzo, Peterina? No, sono morto. No, non ho capito. Non ho capito. Boh, vabbè, cantiamo. Umbrella comunque è molto bella Ria, cioè, quindi raga, lasciate like se vi è piaciuto questo video, ovviamente, per favore, perché siamo ritornati. Scriveteci un sacco di commenti, vi prego, e ci vediamo al prossimo Fall Guys video. Ciao.